Montague Road James La malignità degli oggetti inanimati Lettura di Vir La malignità degli oggetti inanimati è un argomento sul quale un mio amico amava diffondersi e in questo non aveva torto Nella vita di ognuno di noi, lunga o breve che sia ci sono stati giorni, giorni spaventosi, nei quali siamo stati costretti ad ammettere con cupa rassegnazione che il nostro mondo ci si era rivoltato contro. Non parlo del mondo umano, fatto di relazioni e di amicizie. Quello sembra essere diventato terreno da pascolo di quasi tutti i romanzieri moderni. No, si tratta del mondo delle cose che non parlano. Ne lavorano, ne tengono congressi o conferenze. Esso include il bottone del colletto, il calamaio, il fuoco, il rasoio e con l'avanzare degli anni il gradino in più sulle scale del quale vi potete aspettare ogni volta la presenza. Grazie a essi e ad altri simili, io ne ho menzionati soltanto una minima parte, la voce circola. Ed eccoci davanti a una giornata di supplizi. C'è ancora chi si ricorda la storia del gallo e della gallina che andarono a far visita al signor Corps, di come lungo il viaggio essi incontrassero e radunassero un certo numero di compagni, incoraggiandoli con l'annuncio dal signor Corps andiamo, una visita gli dobbiamo. In tal modo si assicurano la compagnia del lago, dell'uovo, dell'anatra del gatto credo perché in questo caso la memoria mi fa difetto e infine della macina quando scoprirono che il signor corb era fuori al momento si installarono nella sua dimora in attesa del suo ritorno questi ritornò indubbiamente stanco per la giornata di lavoro nelle sue vaste proprietà i suoi nervi furono dapprima scossi dal rauco canto del gallo si gettò allora sulla poltrona e venne punto dal lago andò poi all'acquaio per darsi una rinfrescata e l'anatra lo schizzò tutto nel tentativo di asciugarsi con una salvietta si ruppe l'uovo in faccia subì altri oltraggi dalla gallina e dai suoi complici di cui ora non posso far conto e alla fine folle di dolore e di paura si precipitò fuori dal retro e andò a spiaccicarsi il cervello contro la macina che si era appostata nel punto più adatto. Davvero? E con queste parole si conclude il racconto questo signor Corpse deve essere un uomo o molto cattivo o molto sfortunato. Per me sarei propenso ad accettare la seconda alternativa. Mancano le premesse per imputare alcunché al suo nome o per motivare un'eventuale vendetta dei visitatori. Non pare anche a voi che la narrazione sia un esempio stupefacente di quella malignità di cui mi sono impegnato a trattare? È vero, c'è il fatto che non tutti i visitatori del signor Corbs erano, strettamente parlando, inanimati. Ma siamo poi sicuri che i preparatori di questa cosiddetta malignità sono veramente inanimati dalle storie che si sentono è lecito aver dubbi due uomini in età matura sedevano in un grazioso giardino dopo colazione uno leggeva un quotidiano l'altro sedeva a braccia conserte sprofondato nei pensieri e aveva un cerotto sulla faccia segnata dalle rughe della concentrazione il suo compagno abbassò il giornale che problemi avete domandò il mattino è luminoso, gli uccelletti cantano e non mi pare di sentire né aeroplani né motociclette. No, rispose il signor Barton. Avete ragione, non sarebbe male, se non che mi aspetta una giornataccia. Mi sono tagliato facendomi la barba e ho fatto cadere la polvere dentifricia. Ah! fece il signor Manners, certa gente ha tutte le fortune! E con questa espressione di simpatia tornò al suo giornale. Eila là! esclamò dopo un istante. George Wilkins è morto! Da lui almeno non avrete più seccature! George Wilkins? fece ecco il signor Barton, con giusto un pizzico di emozione. Ma se non sapevo nemmeno che stesse male! Neanche lui, poveretto, se è per questo. Sembra che abbia gettato la spugna e si sia tolto la vita! Sì, proseguì. La cosa risale a qualche giorno fa. Questi sono i risultati dell'inchiesta. Sembrava molto preoccupato e depresso, dicono. E di cosa, mi chiedo? Non sarà stato per la lite in corso fra voi. Quale lite? ribatté rabbioso il signor Barton. Non c'era nessuna lite. Quali argomenti poteva addurre? Non aveva un briciolo di prova. No, avrebbero potuto essere una mezza dozzina di altre cose. Solo che non mi sarei mai immaginato, oh, santo cielo, che prendesse le cose a questo modo. Ma non saprei, disse il signor Manners. A me pareva il tipo che prende male le cose le bruciava. Certo, mi dispiace, anche se lo conoscevo molto poco. E deve averne passate, se ha finito per tagliarsi la gola io non sceglierei mai un modo simile dio ce ne scampi mm, per fortuna non aveva famiglia sentite che ne dite di una passeggiata prima di pranzo ho una commissione da fare in paese il signor barton assentì gravemente era forse riluttante a offrire il destro di raggiungerlo agli oggetti inanimati della zona se è così aveva ragione perché evitò per un pelo un brutto capitombolo sullo stuoino in cima alle scale un ramo spinoso gli portò via il cappello e gli graffiò le dita e mentre si inerpicava su per un declivio erboso fece un volo e cadde bocconi che diavolo è stato disse l'amico raggiungendolo ma tu guarda che roba una corda ma sì appartiene a quella quelone che giaceva sull'erba un po più su se pesco quel mostriciattolo che l'ho lasciato in giro, glielo do io! Anzi, no, perché quell'aquilone non lo rivede mica! Però è proprio bello! Mentre si avvicinavano, un colpo di vento sollevò l'aquilone, che parve rizzarsi su un'estremità e guardarli con due grandi occhi rotondi dipinti in rosso, sotto i quali erano stampati tre grandi lettere rosse. I, C, U. Il signor Manners era divertito ed esaminò con cura l'aggeggio. Ingegnoso, disse. È ricavato da un cartellone, ecco cosa. La parola intera era tutti i particolari. Il signor Barton non era affatto divertito e lacerò l'aquilone con il bastone, cosa che non incontrò l'approvazione del signor Manners. È vero che se lo merita, disse. Ciò non toglie che gli sarà costato molta fatica. A chi? Replicò il signor Barton seccamente. Ah, ho capito, parlate del ragazzo! Naturalmente, e di chi altri se no? Ma adesso affrettiamoci, vorrei lasciare un messaggio prima di pranzo! Mentre giravano un angolo per immettersi sul corso, sentirono una voce fioca e spenta annunciare! Attenzione! Arrivo! Si fermarono come fulminati! Chi era? chiese Manners al diavolo se non mi era apparso fosse poi con una risata che era quasi un grido indicò qualcosa col bastone a una finestra aperta che dava sulla via era appesa una gabbia con un pappagallo grigio oh, per bacco mi sono spaventato anche a voi ha fatto effetto vero da barton non giunse parola beh ci metto un minuto perché non andate a fare amicizia col pappagallo? Ma quando tornò da Barton lo sventurato non era in condizione a quanto pareva di parlare né con gli uccelli né con gli uomini si era allontanato e procedeva piuttosto spedito Manners si fermò un istante alla finestra del pappagallo e poi si affrettò a raggiungerlo ridendo più forte di prima <ride> Avete fatto una bella chiacchierata con Polly domandò quando lo raggiunse No, di certo, fece Barton stizzito. Che volete che mi importi di quella bestia? Beh, se non ci aveste provato non avreste ricavato granché, riprese Manners. Dopo un attimo mi sono ricordato. Sono anni che sta a quella finestra. È impagliato. Barton sembrò sul punto di fare qualche commento, ma si trattenne. Decisamente quella per Barton non era proprio giornata. A pranzo per poco non rimaneva strozzato, poi ruppe una pipa, inciampò nel tappeto, fece cadere il libro che stava leggendo nello stagno del giardino, più tardi ricevette a sentir lui una telefonata che lo richiamava in città per il giorno seguente, interrompendo così una visita che sarebbe dovuta durare una settimana e rimase così accigliato per tutto il resto della serata che il disappunto provato da Manners a vedersi privato di una compagnia di solito così allegra ne venne alquanto mitigato. A colazione il signor Barton non si pronunciò molto sulla notte appena trascorsa, ma manifestò il proposito di recarsi dal dottore. Guardate come mi trema la mano, disse. Non ho osato radermi stamattina. Oh, mi dispiace, disse il signor Manners avreste potuto servirvi del mio cameriere. Ma vedrete che ci penseranno loro in un batter d'occhio. Si scambiarono i saluti. In qualche modo e per qualche ragione il signor Bardo riuscì a farsi riservare un intero scompartimento. Il treno non era di quelli con carrozzi intercomunicanti. Ma non saranno certe piccole precauzioni a preservare dall'ira dei morti. Non intendo mettere puntini o asterischi perché li ho in uggia Dirò solo che qualcuno, a quanto pare, cercò di radere il signor Barton in treno, senza riuscirvi troppo bene. Costui rimase tuttavia soddisfatto del lavoretto compiuto, almeno a giudicare dal fatto che una salvietta un tempo candida, stesa sul petto del signor Barton, portava ora scritto a lettere rosse geo.w.feci. Questi fatti, se di fatti si tratta non tornano forse a conferma della mia ipotesi che c'è qualcosa di non inanimato dietro le malignità degli oggetti inanimati non suggeriscono inoltre che ai primi annunci di questa malignità dovremmo con ogni cura esaminare e se possibile rettificare qualsiasi stortura nella nostra condotta recente e infine non ci inducono quasi a concludere che al pari del signor Corbes, il signor Barton doveva essere un uomo o molto cattivo o particolarmente sfortunato?